Il Festival della Fotografia Etica di Lodi nasce nel 2010 da un'idea del gruppo fotografico Progetto Immagine, una piccola no profit locale che da 30 anni opera sul territorio nell'ottica di divulgare appunto la fotografia. Questo evento internazionale ha l'obiettivo di focalizzare l'attenzione del pubblico su contenuti di rilevante impatto etico. È iniziato come un piccolo evento, nella prima edizione abbiamo avuto circa un migliaio di visitatori. Negli anni effettivamente è cresciuto l'entusiasmo che ci ha portati negli ultimi anni a raggiungere le 20.000 persone. Per noi la sostenibilità significa prosperità, pianeta e persone. Dobbiamo tenere presente tutti questi tre pilastri. E questi tre pilastri sono i valori su cui si basa anche il Festival della Fotografia Etica. Per questo motivo noi lo stiamo supportando anche con la nostra tecnologia. Epson ha definito una vision al 2050 che prevede che la nostra azienda diventerà carbon negative ed inoltre non utilizzerà più le risorse provenienti dal sottosuolo. Significa che i nostri siti di tutto il mondo utilizzeranno energia proveniente da fonti rinnovabili e che daremo una forte spinta all'economia circolare. Arrivare a questi numeri è stato possibile anche grazie al supporto di aziende come Epson che hanno creduto in alcune scommesse che di fatto ci hanno permesso di entrare negli spazi pubblici, quindi non solo mostre all'interno di spazi chiusi ma anche mostre che escono. L'alta qualità delle stampe fotografiche che vengono realizzate appunto su questi materiali ci permettono di coinvolgere un gruppo di fotografi sempre più ampio, che di fatto rimane anche abbastanza esterrefatto di fronte alla qualità di queste immagini. Una tipologia di mostra e di curatela che ci aiuta a muoverci anche in giro per l'Italia attraverso il progetto Traveling Festival, che vede protagonisti i fotografi che sono arrivati a Lodi, ma che con le loro mostre possono girare in tutta Italia e Europa per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Ogni anno cerchiamo di aggiungere sempre qualcosa all'experience che il nostro visitatore può provare una volta che si trova qui a Lodi all'interno delle mostre del Festival. E quest'anno i videoproiettori Epson sicuramente ci hanno dato una grossa mano in questa direzione. Poter visitare una mostra senza limitarsi a quello che vediamo appunto sui muri di uno spazio espositivo, ma poter fruire di un progetto di un fotografo anche attraverso la multimedialità ci aiuta a aggiungere valore ai progetti che proponiamo all'interno del Festival. Ci sono suoni, ci sono immagini che scorrono molto velocemente, che quindi aiutano il visitatore a vivere un'experience completamente diversa. Mi piace la fotografia come forma di arte e anche di comunicazione, ma il Festival è molto di più di questo. Le sue immagini arrivano direttamente al cuore e questo ti impedisce di girare la testa dall'altra parte. E ha un ruolo fondamentale per le persone. Noi di Epson abbiamo un ruolo tecnico con le foto da interni, da esterni, con la videoproiezione, ma questo ci permette di fare parte di questo progetto in un modo vero, concreto. Un altro importantissimo obiettivo del Festival è quello di raggiungere sempre di più le future generazioni. Pensiamo che debbano essere educate all'uso e al consumo delle immagini e attraverso gli strumenti che portiamo avanti di alfabetizzazione per immagini sicuramente cercheremo di formare dei cittadini molto più attivi e che possano quindi proteggersi anche di fronte alle fake news e sappiano come muoversi all'interno del complicato mondo dei media. Perché è solo con l'accrescimento della consapevolezza che tutti potremo concorrere verso un obiettivo comune, che è quello di ottenere un mondo migliore.